Allora, se ti dico Han Solo, cosa pensi e cosa gli invidi? Penso alla mia infanzia, perché comunque siamo tutti penso cresciuti con Star Wars, con la saga. Invidio i mezzi che pilota, i mezzi che, cioè, è troppo bello. Io nel mio piccolo sono pilota di aeroplanini normali, no? E quindi l'invidio lo capisci anche di più. Lo capisco anche di più, cioè essere lì con quella cloche e andare nei viaggi interspaziali sarebbe piaciuto. Che tra l'altro Harrison Ford è stato pilota sia nei film che nella sua vita, anzi ha salvato anche tempo fa un aereo che rischiava di fare una strage, non da poco. Ma torniamo al film, cosa ti aspetti da questo film e quanto sei legato al personaggio Han Solo, ecco. Allora, essendo l'ottavo film della saga, giusto? È il secondo spin-off dell'era Disney ed è il nono perché uno ha sempre paura di dire vabbè, cosa hanno fatto, si è già visto tutto. In realtà sono sicuro che riusciranno a sorprenderci, cioè, perché è sempre stato così. Sì, Star Wars c'era sempre qualcosa in più, che possono degli effetti nuovi, dei nuovi personaggi, che comunque sono sempre stati capaci di sorprendere. Quindi mi aspetto di essere sorpreso anche oggi. Ok, e qual è il personaggio che, a parte Han Solo giovane, che sei curioso di vedere? Però il personaggio a cui che mi è sempre piaciuto ovviamente Chewbacca, perché è il gigantone buono che tutti vorrebbero avere di fianco, anche se quando l'ho abbracciato dici mamma mia, senza mai farlo arrabbiare. Non a caso è stato ripreso anche da altri film, da Wong, però se l'ha ripreso perché comunque è talmente un'icona che mi piace vedere lui, mi piace che sia lui. Invece, ultimissima domanda, qual è il tuo film? A parte questo, che devi ovviamente ancora vedere, qual è il tuo film della saga Guerre Stellari preferito? Ma forse quello che comunque a cui sono più legato in assoluto è forse sempre il primo, perché quello che ho visto mi ha trasportato io piccolo, adesso non mi ricordo di che anno è uscito esattamente. 77, ecco, Guerre 77. Stellari. Io me lo ricordo ancora quando l'ho visto per la prima volta e avevo 8 anni, quindi pensa quanto è rimasto nel mio immaginario. Mi ricordo quando l'ho visto, mi è rimasto nel cuore, ancora quando lo rivedo mi ricordo quel momento. Poi adesso la pellicola ovviamente la vedi, che è diversa e tutto, no? Però ha quel fascino retro magnifico. Invece per il futuro, ultimissimo, prometto, quale spin-off vorresti vedere così? Che ti piacerebbe fantasticando, quale spin-off vorresti vedere? Non lo so, per fortuna gli autori di Guerzana hanno più fantasia che me, perché per me quasi è stato fatto tutto, tanto che si va a pescare spin-off eccetera, sarà un compito durissimo sorprenderci con un altro spin-off. Ok, grazie.